a tutti. Meno male, avevo paura di non riuscire a vedere questo film al cinema, perché essendo uscito un mese fa, volevo andarlo a vedere nel fine settimana, ma come sapete ho avuto la gara a Genova e quindi l'ho dovuto rimandare. Ma alla fine sono riuscita a vederlo insieme a un mio amico. Ragazzi, oggi si parla di Strange World, un mondo misterioso. Ok, come tutti i film della Disney che vengono rilasciati al cinema, ero molto curiosa di sapere cosa hanno fatto i creatori. Vi dico già che questo film è di genere animazione, diretto da Don Hahn, prodotto da Roy Colivi, realizzato dalla Walt Disney Animation Studios e in Italia è stato distribuito dalla The Walt Disney Company Italia. Parlerò brevemente della trama, non facendo spoiler, così potete guardarlo tranquillamente su Disney Plus che è appena uscito, per chi non l'ha visto al cinema, state tranquilli. Allora, il film si svolge nella terra di Avalonia. Come protagonista abbiamo un agricoltore di nome Sacher Clayde, che è famoso per aver scoperto una pianta che emana energia chiamata Pando. Vive in una vita normale con la moglie Median, il figlio Ethan e il loro cane Legend. Questo fino a che una sera Sacher viene informato dal sindaco di Avalonia, Callisto Mal, che il Pando sta perdendo il suo potere e lui e la famiglia partono per scoprire il problema finché non finiscono, per l'appunto, in un mondo misterioso. Allora, devo dire che la storia in questo film è interessante, avventuroso, molto misterioso, è proprio il caso di dirlo. Infatti, fa molto viaggio al centro della Terra. Personalmente, oltre ad avermi intrattenuta all'inizio più o meno, ma poi a metà film è diventato più interessante e mi ha preso in una maniera fantastica. Ma oltre a questo, secondo me, fa anche molto riflettere sul rispetto dell'ambiente a contatto con l'energia. Ora, parlando dei personaggi, parto con il protagonista, ovvero Sacher, devo dire che è stato ben fatto. Perché nonostante sia un uomo che vuole avere una vita normale da agricoltore, ma che deve affrontare un'avventura, devo dire che mi è piaciuto abbastanza, mi ha intrattenuto come protagonista. Ah, piccola curiosità, il personaggio di Sacher in lingua originale è doppiato da Jake Gyllenhaal, che per chi non lo sapesse è l'attore che ha interpretato Mysterio in Spider-Man Far From Home. Wow, fantastico! Per quanto riguarda Ethan, il figlio di Sage, beh, lui è il tipico adolescente come gli altri che ha degli amici, non va sempre d'accordo con i suoi genitori, si imbarazza in alcuni momenti e all'improvviso si interessa all'avventura e decide di seguire il padre. Lui, sinceramente, mi piace di più rispetto a Sage, perché devo dire che la sua adolescenza quasi ribelle l'hanno gestita molto bene di quello che mi sarei aspettata da quando ho visto i trailer. Ed è bello vedere come lui un pochino segue le orme di suo nonno, cerca di migliorare se stesso. E devo dire che in certi momenti ho un rapporto un po' toccante con il padre, Sacher. E devo dire che anche lui è molto interessante. Non l'ho proprio adorato, ma mi ha intrattenuto anche lui, molto di più rispetto a Sacher, devo ammetterlo. Con Median, la moglie, invece, anche lei mi ha intrattenuta abbastanza. Forse è una donna che ha fegato e si vede che ci tiene tanto ad aiutare il suo marito nella missione. Direi che lei è stata fatta molto bene. E l'ultimo membro della famiglia, Clade, Jager, il padre di Sacher, è anche il nonno di Ethan. Lui l'ho trovato simpatico, magari un po' stupidello. Anche un po' serio, devo ammetterlo, ma allo stesso tempo con un bel senso dell'umorismo. E anche lui in certi punti del film ha un bel rapporto quasi toccante con suo figlio Sece. E devo dire che per il carattere che ha il personaggio, il doppiatore italiano che presta la sua voce, Francesco Panofino, l'ho trovato perfetto e mi è piaciuto un botto. Un personaggio molto particolare che vorrei parlare, non umano questa volta, è Splat. Splat forse è il personaggio che mi ha preso di più rispetto ai personaggi umani. Penso che Splat sia il mio preferito del film, perché è un personaggio molto simpatico e ha avuto un bel rapporto di amicizia con Ethan, mi attira molto. E una cosa che mi prende molto del personaggio è il modo in cui comunica, perché essendo un personaggio che non parla, giustamente perché non è un essere umano, usa il linguaggio non verbale comunicando con i gesti del corpo. E io durante il film li ho compresi bene e si capiva bene che cosa diceva mentre faceva tutti quei movimenti con il corpo per comunicare.
Perché me ne intendo di linguaggi non verbali, l'ho studiato alle superiori. E infine un personaggio che voglio assolutamente parlare è Calisto, colei che avviserà Circe del problema col Pando. Devo dire che Calisto è più o meno lo stesso discorso che ho fatto con Meian, ma secondo me è molto piuttosto intelligente, molto dotata da fare da leader, secondo me. Ma gli altri membri dell'equipaggio, troppo irritanti per i miei gusti, non mi hanno fatto impazzire. Ma devo dire che l'animazione, le scenografie, le scene d'azione erano pazzeschi, fatti veramente bene, mamma mia, mi sembrava veramente dentro al film, ma anche il sonoro è orecchiabile, anche se non ci sono canzoni, se non nei titoli di coda. Vabbè, dai, dettagli a parte. Cioè, dal punto di vista tecnico non è migliorata, di più, è veramente spettacolare. Bene, io dico che questo film è molto bello, mi ha intrattenuto, mi ha fatto vivere una bella avventura. Infatti, io darò a Strange World, un mondo misterioso, un 8 meno. Dai, l'ho gradito. Voi fatemi sapere se l'avete visto il film, se no andatelo a vedere su Disney Plus per chi ce l'ha. Per chi l'ha visto, cosa ne pensate di questo film? Fatemelo sapere nei commenti, sono curiosa di sapere le vostre opinioni. E per questo video è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un commento qui sotto, tanti like al video, iscrivetevi al canale per non perdere i futuri video, condividete questo video con i vostri amici, passate le mie pagine Facebook e Instagram che troverete in descrizione. Io vi auguro ancora un buon Natale e noi ci vediamo con il video sui regali di Natale. Ciao!